Ciao a tutti amici di Nintendo Channel, bentornati. Questa volta vi voglio proporre un video dedicato a un titolo che non ho ancora affrontato su questo canale. È un titolo un po' controverso, sicuramente è molto interessante, molto profondo e ci tengo a fare almeno un video introduttivo sul canale per parlarne anche un po' insieme a voi. Si tratta di This War of Mine, è un titolo recente ma non, diciamo proprio non recentissimo, uscito a novembre nel 2014, quindi l'anno scorso, sviluppato da 11bit Studios, una casa di produzione indie polacca. Che cosa hanno inventato questi sviluppatori? Hanno inventato un gioco veramente molto toccante e bello, un gioco di guerra in cui non si vestono i panni dei soldati, non si vestono i panni degli eroi, dei bombardieri, dei carri armati, ma si vestono i panni dei civili. E un gioco come questo non poteva che essere un gioco di sopravvivenza, come tipo di, come genere di gameplay. Diciamo che viene presentato come un'avventura dinamica, o meglio, vedrete una serie di scenari a scorrimento laterale in cui la grafica volutamente fumettosa e stilizzata, come il disegno che vedete qui di fronte ai vostri occhi nella schermata di introduzione, e si utilizzeranno dei personaggi che potranno interagire con il contesto utilizzando oggetti, raccogliendo oggetti, assemblandoli e cercando di sopravvivere in un contesto di una città assediata all'interno di un edificio sventrato dalle bombe. Quindi è proprio una situazione tragica. Tragica come la guerra, perché questo gioco affronta la guerra con occhi disincantati, senza celebrarla come succede purtroppo in tantissimi videogiochi, soprattutto dedicati al casual gaming, al multiplayer, quando, sapete, si imbraccia un fucile e si inizia a sparare a tutti. Ovviamente consapevoli che si tratta di un gioco, appunto, di qualcosa che è lontano, irreale. In realtà This War of Mine vi farà entrare nella testa dei personaggi che giocherete, nelle loro emozioni, nei loro momenti di sconforto, di malattia, quando sono feriti. Insomma, per sintetizzarla con una parola, guardate, è molto semplice. Il messaggio che gli 11bit Studios ci vuole dare con questo gioco è uno solo ed è questo. Ed è Fuck the War, che è scritto su murales di questo muretto sgangherato di fronte al quale un bambino e il padre guardano una scena terrificante di una città in fiamme. Città che, a detta degli sviluppatori e di coloro che hanno recensito il gioco, si rifà volutamente a Sarajevo. Se voi forse eravate dei bambini, io avevo veramente, ero un bambino, avevo 10-11 anni, ma quando iniziò la guerra nell'ex Jugoslavia, Sarajevo venne cinta d'assedio e fu uno degli assedi più lunghi della storia militare moderna. Si parla dal 1992 al 1996. Nell'ultima parte dell'assedio moltissimi civili rimasero intrappolati nella città, tagliati fuori dalle provviste, dalla possibilità di scaldarsi un pasto. Qualcosa di molto molto tragico, una tragedia umanitaria. E noi vestiremo i panni di queste persone. Allora, dato che questa serie è particolare, è un pugno nello stomaco, amici, non è un gioco colorato in cui la guerra è una sorta di balletto, di gioco a scacchi, con le unità come siamo abituati a vedere in questo canale e che io cerco di affrontare appunto con il distacco del gioco, come se fosse una partita di scacchi. Qui entriamo in un'altra dimensione. Mi piacerebbe portare avanti un gameplay di questo titolo, ve lo dico in anteprima, però si parlerà di maggio. Io per questo episodio vi voglio solo fare una presentazione e giocare il primo giorno con i nostri personaggi, che adesso vi presento. Come potete vedere c'è una gran scelta. Ogni volto, ogni gruppo di persone dietro queste fotografie ha una storia e ogni persona è un mondo a sé, quindi ha le proprie emozioni, diciamo reagisce agli eventi che capiteranno nel corso di questo assedio in modo diverso e può aiutare il gruppo in modo diverso. Io ho già completato la storia con il gruppo di Katia, Bruno e Pavle, gruppo a cui mi sono veramente affezionato, perché nel momento in cui giocavo mi sono veramente sentito a parte della loro squadra, a parte dei loro problemi, e quindi mi piacerebbe anche in questa partita utilizzare nuovamente Katia, Pavle e Bruno. Vi presenterò
sono, vi racconterò un pochino le loro storie e giocheremo la prima giornata e la prima notte in questa città distrutta. Amici e amiche, benvenuti a This War of Mine, questa mia guerra. Bene, questo è il tugurio, la palazzina in questo stile socialista, completamente sventrata dalle bombe, in cui i nostri tre personaggi si ritrovano quasi per caso e decidono di darsi una mano per sopravvivere, perché bisogna aspettare che questo assedio finisca e purtroppo nessuno ci assicura che questo accada in fretta. Quando scoppiò la guerra civile, molti erano convinti che sarebbe durata solo un paio di settimane. Ci vollero anni prima che l'esercito riuscisse finalmente a circondare i ribelli che si trovavano nella capitale, bloccando tutti i rifornimenti. La popolazione dei civili intrappolata in città soffriva a causa della scarsità di cibo, delle malattie e dei bombardamenti. Katia aveva incontrato Pavle e Bruno prima che iniziasse la guerra. Prima era una giornalista, invece Bruno aveva un programma televisivo di cucina tutto suo. Pavle era la stella della squadra di calcio locale e lei una volta l'aveva anche intervistato. In questa occasione si incontrano in circostanze molto diverse mentre cercano del cibo e un rifugio. Allora, vi presento Katia, la prima ragazza che fa parte del nostro gruppo. Katia ci dice che è cresciuta in questa città ma è andata all'estero per studiare. Quando ha iniziato a lavorare come giornalista è stata via per anni, ma quando è scoppiata la guerra nella madrepatria è stata scelta dalla propria redazione per essere una corrispondente. Si sarebbe comunque offerta volontaria, è una persona molto generosa e molto aperta ai problemi delle persone, lo scopriremo insieme durante la partita. Era molto ansiosa di sapere come stavano i genitori, ma era troppo tardi. Perché quando arrivò trovò la casa in rovina, la famiglia era scomparsa e ora non ha notizie di loro. Si ritrova in questa città assediata senza altre novità. È una bevitrice di caffè, quindi avere caffè in casa aiuterà il suo morale, però consumerà una risorsa. Bruno, che è un fumatore, quindi stesso vizio, stesso discorso del vizio di Katia, in questo caso se ha sigarette si sente un po' meglio. Brutto vizio, ho smesso più di un anno fa, ragazzi, ve lo consiglio, smettete, non fa bene fumare. Prima della guerra avevo un ristorante, avevo anche una trasmissione TV, La cucina di Bruno, di sicuro l'avete vista. Ho visitato dei bei posti in cui sono stato ripreso mentre cucinavo piatti squisiti. Adesso tutto questo sembra così poco importante, non credete? Al giorno d'oggi siamo fortunati se riusciamo a mettere le mani su un po' di carne in scatola, un sacco di riso. Chissà quanto è destinata a durare questa guerra. Ultimo ma non ultimo, Pavle, il nostro velocista, è un ragazzo che non ha vizi, quindi non sarà un peso da un punto di vista delle risorse. E ci racconta che prima che iniziasse tutto questo casino viveva con la moglie e il figlio in una delle zone più belle della città. Ora non li vede da tanto tempo, spera che stiano bene, ma ovviamente è preoccupato. Non se la passa molto bene, come potete vedere, chi ha bisogno di giocatori di calcio quando c'è la guerra? D'altra parte, lo che possiamo capire, a nessuno interessa lo sport quando ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Quindi rovisto fra le rovine come fanno tutti e spero che vada tutto per il meglio. Questo tema del rovistare sarà importante perché, soprattutto adesso che abbiamo trovato questo tetto, la prima cosa che dobbiamo fare è sfruttare la luce del giorno il più in fretta possibile per rovistare e cercare materiale utile. Allora, Bruno è leggermente malato, purtroppo. Questo sarà un problema perché dobbiamo metterlo a letto in fretta, prima che sia troppo tardi. Intanto gli chiediamo di rovistare un po', rapidamente. Troviamo diversi oggetti. Mi piacerebbe proseguire il gameplay a maggio, quindi anche parlarvi dei vari oggetti che adesso raccogliamo, come potranno servirci, ma per il momento cercherò di essere molto rapido. Qui abbiamo delle erbe, abbiamo trovato delle erbe in questa dispensa che al momento non ci servono. Oggi è il primo giorno in cui abbiamo un tetto sulla testa, dobbiamo trovare del cibo, dobbiamo sfamarci e dobbiamo creare dei letti per dormire. Tutto qui. Se siamo fortunati abbiamo delle parti di arma, sarebbe una buona cosa anche improvvisare una sorta di officina per mettere insieme qualche coltello, qualche piede di porco, insomma, strumenti rudimentali per garantirci una difesa notturna, perché purtroppo si aggirano dei predoni e quindi potremmo veramente rischiare di essere derubati nel sonno. I materiali sono molto importanti perché questi componenti ci servono appunto per assemblare parti anche della casa, un letto, aggiustare una seggiola, qualsiasi cosa. Lo zucchero serve più che altro per produrre alcol, ma al momento non abbiamo nessuno strumento che ce lo permetta, quindi raccogliamolo e mettiamolo nella nostra dispensa, così come questi 2 litri di acqua e questi 8 assi di legno.
Le 8 assi di legno saranno molto utili per fare un letto, forse possiamo già farlo, ma andiamo Pavle a vedere se abbiamo abbastanza risorse cliccando qui sul laboratorio. Guardate, possiamo produrre un letto, possiamo aggiustare una sedia, possiamo mettere insieme un vecchio fornello e farlo ripartire, possiamo creare anche un laboratorio dei metalli, questo è molto importante. Forse al momento è la cosa più importante, visto che la notte è lontana, ma avere un laboratorio dei metalli ci permette di creare un piede di porco. Tanto io raccolgo i materiali, sono sempre gli stessi. Non sperate di vedere qualche materiale come medicinali o cose più utili, perché sarà molto difficile. Dicevo, una volta che avremo il laboratorio, potremo magari avere una pala rudimentale con cui sgomberare tutti questi detriti che stanno in casa. Le parti elettriche saranno importanti se riusciamo a trovarne un po', perché ci permetteranno di aggiustare una radio. E una radio significa avere un contatto con l'esterno. Per il momento i nostri ragazzi non hanno nessun contatto, non sanno cosa sta succedendo. Pavle, abbiamo 10 materie, 10 componenti, ci possono servire sia per una pala che per un piede di porco. Forse al momento la pala è più importante, perché come vedete i detriti sono tantissimi e poterli spostare con una pala velocizza non sapete quanto. Oh, bene, questa è la prima bella notizia del giorno: abbiamo del cibo crudo. Se solo avessimo un fornello per scaldarlo e cuocerlo, sarebbe un pasto per uno di noi. A volte in questo titolo bisognerà fare un po' un tiro alla sorte, decidere chi potrà mangiare e chi invece dovrà patire la fame, perché non sempre il cibo basterà. E sarà importante di notte andare ad esplorare dintorni nella speranza di trovare qualcuno che ci possa aiutare, o qualche miracolo, qualche scatoletta di cibo nascosta, magari rubarla anche a qualcuno. Purtroppo dovremo fare delle scelte etiche difficili in questo gioco. Ma non la smetto di parlare. Abbiamo la nostra pala. Chiedo a Katia di iniziare a liberare questa zona. Abbiamo abbastanza componenti anche per un piede di porco, e questo ci sarà utile per scardinare questi armadi che, come potete vedere, sembrano chiusi. Bruno, a questo punto, torna a uno dei piani inferiori e cerca di assemblare un letto. Poi ci si butta a capofitto e prova a dormire, perché essendo malato, anche se ci sono 22 gradi, è una bellissima notizia. Capite che non è la condizione ideale per guarire questa casa. È una catapecchia, cade a pezzi. Però abbiamo abbastanza oggetti per un letto, quindi posizioniamolo subito qui nel corridoio. Ok, Katia è riuscita a scardinare questo armadio, e abbiamo trovato delle bende. Queste sono importantissime. Speriamo che nessuno abbia bisogno di utilizzare dei bendaggi, ma se qualcuno fosse ferito nella notte oppure durante una colluttazione, potremmo magari curarlo e tenerlo a letto per un giorno bendato e disinfettato. Questo aiuta sicuramente la ripresa. E nel caso in cui invece questa non ci servisse, potremmo magari barattarla in caso di estrema urgenza con del cibo o delle armi. Quindi medicinali e attrezzi di pronto soccorso sono veramente inestimabili. Abbiamo trovato altro cibo crudo, due pasti, se solo avessimo un fornello. Vediamo se Katia può andare a mettere qualche pezzo insieme e farne uno. Intanto Bruno si è coricato, vedete che abbiamo il letto pronto. No, il fornello non. Purtroppo non abbiamo abbastanza componenti, dobbiamo continuare a rovistare da casa. Per fortuna nessuno è affamato, quindi partiamo alle 6 di mattina con lo stomaco pieno, e questo purtroppo ci accompagnerà per tutto il giorno. Non possiamo essere, come dire, schizzinosi. A volte, quando manca l'acqua, ad esempio, se dovesse nevicare, se dovesse gelare, la possibilità di raccogliere l'acqua piovana sarà difficile. Mangiare cibo crudo è terribile, dovremmo bollire la neve. È veramente qualcosa di. Ragazzi, se questo titolo vi mette a disagio, non lo guarderete, ma se come voi come io ho fatto, se vi piacerà lasciarvi trasportare dalle emozioni e dal contesto e anche da questa bellissima musica, allora vedrete che vi piacerà. Abbiamo trovato delle medicine. Siamo di fronte a una scelta abbastanza difficile.
Diamo le medicine a Bruno in modo che saremo sicuri che guarirà, oppure aspettiamo una notte a letto e vediamo e speriamo che guarisca da solo. Io aspetto che guarisca da solo perché è solo leggermente malato. Nel caso in cui la febbre salisse, allora gli somministrerò le medicine. Questi gioielli sono inutili, non si mangiano. Magari troviamo qualche mercante che è disposto a barattare. Vediamo adesso se abbiamo abbastanza materiali. No, purtroppo no. Ok, saliamo all'ultimo piano. Sembra l'ultimo utile per il nostro saccheggio. Dopodiché alle 8 di sera ci coglierà la notte e non dobbiamo essere impreparati. Ok, Katia cerca di liberare questo corridoio con una pala, mentre Pavle rapidamente deve scassinare questa serratura chiusa. E dobbiamo raggiungere questa sorta di bagno, sperando che nell'armadietto ci siano delle medicine. Potrebbe essere una zona perfetta per dei medicinali, il bagno. Ok, altre erbe, altre cose talmente. Ok, Katia, vai a sederti perché ora non abbiamo altre cose da fare. Forse vediamo se con gli oggetti che ci ritroviamo possiamo mettere insieme una radio. Abbiamo molte parti elettroniche che forse. Una radio può tenere compagnia e ci dà informazioni utili su quello che sta succedendo in città. Sì, abbiamo giusto 7 componenti. Dobbiamo trovare moltissime componenti questa notte perché l'alternativa è stare senza un fornello per più di 2 giorni consecutivi e non è una buonissima idea. Poi dovremmo fare anche un collettore d'acqua piovana perché dovremmo bollire il cibo e non abbiamo acqua corrente in casa. Speriamo di riuscire a farcela prima delle 8 di sera, ma non penso perché Pavle gli sta impiegando troppo tempo. Ok, Katia alla radio. Ok, vediamo un po' che cosa ci dicono. Il leader dei ribelli ci ha incaricato di avvisare gli ascoltatori di non attraversare la linea del fronte. La mancata osservanza di tale disposizione potrebbe comportare la morte. C'è qui che c'è qualcosa, un segnale. I leader dei no, si prevedono ancora giornate calde e serene, il tempo perfetto per una passeggiata nel parco. Bene, almeno non dobbiamo preoccuparci di tappare i buchi nel tetto e del freddo. Benissimo. Ok, una melodia classica. I leader dei ribelli. Nonostante i disperati contrattacchi da parte dei ribelli per terminare l'assedio di Pogoren, ossia la nostra città, la città rimane tagliata fuori. Le forze del governo non consentono agli aiuti di raggiungere la città, sostenendo che finirebbero nelle mani dei ribelli. Quindi bene, siamo praticamente intrappolati in questo inferno e non arrivano neanche gli aiuti. Amici, è notte. È notte e dobbiamo decidere come pianificare la nostra prima giornata, la nostra prima nottata. Bruno dormirà nel letto che abbiamo creato, visto che è stanco, ha la febbre e non può muoversi. A questo punto io chiederei a Katia di rimanere a fare la guardia assieme a Bruno, accanto a Bruno, e Pavle invece dovrà uscire, dovrà andare a rovistare. Possiamo andare a rovistare un cottage bombardato, una bifamiliare e uno squat decrepito. Allora, il cottage bombardato, vediamo un po' la descrizione. È un quartiere bombardato recentemente, molte case sono ancora in fiamme e la gente è scappata di corsa per salvarsi, quindi potremmo trovare della roba utile senza incontrare nessuno. E qui viene data una descrizione di quello che potremmo trovare. Sicuramente è un'ottima scelta. Vediamo la bifamiliare. Metà dell'edificio è un rudere, ma nell'altra metà vivono delle persone. Allora eviterei. Viene anche segnalato del pericolo. Sapete, entrare di notte nella casa delle persone può essere proficuo se vogliamo rubare tante cose, ma possiamo trovarci uomini o donne armati che, ovviamente, vedendosi un ladro in casa ci sparano. In questo gioco non si può salvare, non si può caricare. Il salvataggio è automatico alla mattina e quindi qualsiasi cosa succeda, non si può tornare indietro. Se qualcuno spara a Pavle e lo uccide, dovremo proseguire con 2 persone. Ed è difficile, molto difficile. Quindi dobbiamo andare con i piedi di piombo. Squad decrepito. Era abitato da senza tetto già molto prima della guerra, hanno sempre lottato con la mancanza di cibo. Mi chiedo se sono riusciti a sopravvivere alle carenze degli ultimi tempi. Possiamo aspettarci comunque di trovare roba sorprendentemente utile nei nascondigli. Materiali, armi e parti. No, visto che qui si parla di cibo e medicine, io chiederò a Pavle di andare nella,
nella casa abbandonata, porterà con sé un piede di porco che è un ottimo modo di aprire le porte e può essere anche utilizzata come arma di difesa. Aiuto. Guardate che brutta scena che ci si para davanti. Questo posto mette i brividi. Ok, bene, abbiamo dei materiali, questi sicuramente saranno utili per sistemare il fornello. E anche la legna serve per bruciare. Caspita! Raccolgo più materiali possibili, anche se adesso ho già riempito lo zaino di Pavle. Poi, se troveremo medicine o cibo, abbandoneremo qualcosa. Però, per il momento, diamo un'occhiata alla serratura, non c'è nessuno in casa. Ok, come ci aspettavamo. Sono dei ratti che fanno un po' di rumore. Wow! Questo, ragazzi, voi non avete idea di cosa significhi. Abbiamo trovato 6 pasti crudi. Vuol dire che per 2 giorni consecutivi i nostri possono mangiare. E abbiamo anche l'acqua per bollirli. È qualcosa di incredibile, fatemelo dire. Anche lo zucchero ha un buon valore, visto che sono 10 parti, le prendo tutte. Per il momento lasciamo il legno lì dov'è. Questo frigorifero, signori, è il paradiso. Altro zucchero, qui dovremmo sicuramente tornare magari la prossima notte, perché non ci posso credere. Medicine di erbe e bende, anche queste hanno un grandissimo valore commerciale. Allora, raccogliamo le medicine. Le bende per il momento non ci servono, perché ovviamente abbiamo già un set a casa. E visto che nessuno è ferito, preferisco i materiali per costruire. Domani notte tornerò, speriamo che le bende rimangano lì. E tornerò anche senza piede di porco, visto che c'è soltanto una porta che può essere scardinata e la scardiniamo adesso. Ok, qui non c'è nessuno. Vedete che qui c'è del rumore, però è il topo, l'abbiamo visto prima. Vedendo questi passi rossi che si muovono, potrebbe essere qualcuno, un bandito, un abitante, però in questo caso non dobbiamo avere paura. Leggiamo cosa c'è scritto. Questa è un'area dell'operazione antiterrorismo. Le persone che rimangono in città saranno trattate come simpatizzanti del terrorismo. Per la tua sicurezza e quella della tua famiglia, lasciate subito Pogoren. L'esercito garantisce un passaggio sicuro. Mamma mia. Cavolo, quante belle cose. Materiale per costruire. Qui ci possiamo veramente rifare mezza casa. Non mezza casa, però. Abbiamo anche una parte d'arma, questa sì che è una bella notizia. Con un po' di parti di arma si possono mettere assieme un po' di coltelli, un'ascia magari, però non abbiamo ancora. Ci servirebbe una pala, però abbiamo tempo per scavare, forse. Bene, bene, bene. No, andiamo a scavare qui nello scantinato. Abbiamo tempo fino alle 5 di mattina, poi quando l'alba ci coglierà. Dovremmo affrontare il ritorno a casa di giorno, quindi con le pattuglie militari per strada. Il rischio che Pavle venga ucciso o derubato durante il tragitto si alza terribilmente, quindi non possiamo permettercelo. Sicuramente Pavle riuscirà a liberare questo armadio prima delle 5, dopodiché lo scardinerà e però dovrà poi correre a casa, perché non c'è altra soluzione, dobbiamo tornare con uno zaino vuoto e riempirlo ancora di più con questi materiali importantissimi. Wow. Vende materiali per costruire, per aggiustare. Saremmo fortunati se trovassimo anche delle verdure, anche se non credo che l'armadio rinforzato sia il posto ideale, quindi avere delle verdure ci permette di cucinare con una maggiore efficienza, quindi un pezzo di cibo crudo e uno di verdura creano due pasti, utilizzando meno acqua e meno combustibile rispetto a quanto si utilizzerebbe cucinando due pezzi di cibo crudo. Questa è una meccanica del gioco che ho imparato a conoscere mentre terminavo la partita precedente, quindi cercherò di essere il più efficiente possibile in questa partita. Ok. Pavel sta facendo un rumore incredibile, lo vedete dalle onde sonore che si diramano dalla
dalle sue mani, però non c'è nessuno in casa, quindi siamo fortunati. Ok, altre medicine, sigarette che possono essere usate come moneta di scambio. Niente, lasciamo stare per ora, dovremmo tornare l'indomani. Basta, corriamo verso l'uscita perché qui non c'è più niente da fare. Abbiamo praticamente liberato la zona e l'indomani magari dobbiamo mandare Katia, visto che anche lei ha 12 slot nello zaino, e recuperare il resto, tutto ciò che è importante. Amici e amiche, io vi do nuovamente il benvenuto a questo titolo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un pochino riflettere su questo contesto molto molto cupo, ma in cui vedrete, se porterò avanti questa serie, poi si instaura anche il concetto della speranza, della cooperazione, l'aiutare i vicini. Ci saranno tanti aspetti che trasformeranno questo titolo in un'esperienza che non è soltanto depressiva, anzi, può essere una buona, un buon modo per motivarci, per farci sentire fortunati, perché non viviamo in un contesto di questo tipo, e ci può anche far riflettere sul significato della guerra che noi giochiamo di volta in volta con i nostri videogiochi, con i nostri titoli meno impegnati rispetto a This War of Mine. Io per il momento vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio, se ci sarà, però vi chiedo un piccolo favore. Se avete apprezzato questo video, mettete un mi piace, è gratuito e dà veramente un grandissimo contributo a questo canale. E così come mettete un mi piace, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. È anche questo gratuito e vi dà modo di ricevere i feedback quando pubblico nuovi video. Ora scrivete qui sotto tutto quello che pensate riguardo ai titoli di guerra, la guerra nei videogiochi, This War of Mine, e soprattutto se vi piace l'idea di vedere un gameplay in futuro. Stiamo parlando di maggio, però nel frattempo ci mettiamo avanti. Grazie per essere stati con me, da New Channel, da Katia, Pavle e Bruno, è tutto. Ci vediamo alla prossima.